la senatrice Cantù. Ne ha facoltà per 7 minuti. Grazie Presidente. Ci pare che il Governo abbia finalità diverse da quelle dichiarate. Si vuol far passare per comunicazioni su misure di contenimento Covid un adottando di PCM. Un adottando di PCM che è l'anticamera per giustificare il preannunciato prolungamento di misure estreme, delle misure estreme di emergenza nazionale. Ora è di tutta evidenza che il virus oggi viene approcciato in modo assolutamente diverso per tempestività, soprattutto per tempestività di tracciamento e di diagnosi precoce, che non erano assolutamente standardizzati ad inizio di epidemia. E quindi, fortunatamente, non sarà replicabile il test, lo stress test a cui è stato sottoposto il nostro sistema sanitario in marzo-aprile. Quello che invece manca è un vero sistema di prevenzione pandemica nazionale, sorveglianza, controllo e profilassi internazionale, a cui il governo ha fatto orecchie da mercante, trasferendo la responsabilità, la catena delle responsabilità a livello territoriale, financo al mondo delle imprese e dei comportamenti individuali. Piano antipandemia che abbiamo avuto modo di proporre in più occasioni e che quantomeno oggi dovrebbe arricchirsi delle recentissime esperienze e crescenti conoscenze cliniche, farmacologiche, organizzative, ma che in quanto proveniente da un'opposizione sgradita non viene nemmeno preso in considerazione. Mentre invece, con la sua pronta adozione, si andrebbero a risolvere gli innumerevoli vulnus strutturali che hanno contribuito all'acuirsi della crisi economica. Sarebbe sufficiente, per quanto riguarda il versante sanitario, la realizzazione di una centrale nazionale delle emergenze sul modello CDC, delegando a competenze e conoscenze già presenti presso il Ministero della Salute, come il Centro Controllo Malattie, con una cabina di regia al vertice, integrata dall'Istituto Superiore di Sanità e da una rappresentanza qualificata Stato-Regioni, che qualora si dovesse ripresentare una recrudescenza epidemica, ipotesi tutt'altro che remota, possa dare indicazioni tempestive e prescrittive alla Protezione Civile sulle azioni da intraprendere e sugli strumenti da utilizzare. Tutto questo sulla base di un aggiornato piano pandemico di prevenzione e controllo pandemico, che di fatto è una lacuna che avrebbe potuto essere già colmata in sede di conversione del decreto legge 34, in modo da escludere
qualsivoglia necessità di ricorrere per la stessa fattispecie allo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera C del decreto legislativo 1 del 2018, che non dovrebbe attenere alle emergenze sanitarie, soprattutto e ancor di più in questo caso, posto che si tratterebbe di un déjà vu. Se su qualcosa di inedito, di storicamente unico, è giustificabile che decida eccezionalmente il governo, su una fattispecie non solo già nota, ma oggi qualificabile a bassa criticità, è più che sufficiente che se ne occupi un organismo tecnico e che le prerogative fondamentali sulle libertà costituzionali siano oggetto di salvaguardia, di attenta salvaguardia, vengano in sostanza salvaguardate dal rischio di possibili arbitrarie e distorsioni. Si continua a disattendere, vado a concludere, Presidente, una governance nazionale di controllo e prevenzione pandemica, alla base di qualsiasi programma di rinnovo e di adeguamento del sistema sanitario anti e post-Covid, per un corretto bilanciamento in prevenzione, in medicina territoriale ed ospedaliera, mediante correzioni sulle regole generali di ingaggio e attualizzazione della rete, con investimenti mirati che consentano in futuro di avere maggiori prestazioni e con minore spesa, a salvaguardia di tutti i LEA, compresi quelli in discussione, di informazione, educazione, prevenzione e assistenza e cura delle malattie infettive, e per l'adoperarsi di quanto è necessario a che l'eventualità di una nuova ondata pandemica non abbia ulteriori effetti avversi. Emergenze come quella del Covid hanno fatto, e se non si pone rimedio, faranno sempre più male a chi è più fragile, non solo sotto il profilo sanitario e sociosanitario, ma economico e sociale. Invece che misure assistenzialistiche destinate a esaurirsi improduttivamente, occorre agire da subito in prevenzione pandemica, quale leva fondamentale per il contrasto delle vulnerabilità sociali ed economiche, precondizione del benessere individuale e collettivo e presupposto ineludibile per il superamento dell'emergenza economica che stiamo vivendo. Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Pirro, ne ha facoltà per 10 minuti.